State bene a sentirmi, quello che vedete nella copertina è il nuovo OnePlus 7. Ebbene sì ragazzi, come ogni 6 mesi siamo qui tornati a parlare di OnePlus, l'azienda cinese che si appresta a lanciare sul mercato il secondo top di gamma dell'anno dopo OnePlus 6, che probabilmente sarà OnePlus 7, il suo naturale e logico successore. In questo video vi mostrerò alcune immagini molto verosimili di quello che sarà OnePlus 7, come se fosse lui, ma in realtà sotto mentite spoglie. Vi spiegherò meglio quello che vi ho appena detto nel corso del video. Prima di cominciare però ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate sia del video, per darmi consigli e suggerimenti su di me, sul mio canale, e anche cosa ne pensate di OnePlus 7, se lo aspettate, in che modo, se siete ansiosi di vederlo e tutto il resto. Insomma ragazzi, fatevi sentire, nella descrizione di questo video ci sono tutte le informazioni riguardo ai miei social, soprattutto su Telegram, seguitemi perché lì vi aggiorno sul mio canale, su curiosità, sul mondo tech, notizie fresche, ultima ora e quant'altro. Insomma, vi aspetto. Partiamo subito ragazzi a parlare di OnePlus 7 con le ultimissime notizie che circolano su questo nuovo smartphone top di gamma di OnePlus. Innanzitutto sono trapelate alcune immagini che vi lascio in sovraimpressione riguardo la confezione di vendita che sembra proprio quella, sembra essere proprio quella reale. Insomma, abbiamo la scritta OnePlus 7, poi c'è anche la figura dello smartphone disegnato al suo interno. Come vedete dalle foto che vi ho messo in sovraimpressione, abbiamo la presenza di un piccolo notch molto minimale, che fa in modo che lo spazio disponibile nella parte frontale del dispositivo per il display sia veramente molto elevata. Quindi stiamo arrivando al concetto di borderless totale, che in realtà è stata già raggiunta da dispositivi come Oppo Find X oppure il Vivo Nex S. Però diciamo che OnePlus sta adottando un notch un po' più diverso, che sapete benissimo che io odio il notch, non mi piace, però in questo caso mi sembra un po' meno lieve come posizione, quindi mi sembra un po' più accettabile per quanto mi riguarda ovviamente. Poi notiamo anche il disegno del sensore di impronte digitali, che dovrebbe essere posizionato sotto al display. È un design che in realtà è abbastanza simile a quelli già visti ultimamente. Sapete che tutti si copiano, sappiamo ormai come funziona purtroppo il mercato degli smartphone, è anche simile al OnePlus 6. Nella copertina di questo video vi ho messo l'immagine dell'Oppo R17 Pro. Sapete benissimo che OnePlus è un'azienda direttamente collegata a Oppo, che la include al suo interno, nella società diciamo. Quindi quando Oppo presenta un nuovo top di gamma, un nuovo smartphone, subito si pensa che il design possa essere ricopiato, ripreso anche da OnePlus. E così è stato per gli smartphone precedenti. Quindi vi ho inserito l'immagine di Oppo R17 Pro perché in realtà è come se fosse OnePlus 7. Per quanto riguarda le altre caratteristiche di OnePlus 7, il display dovrebbe essere un 6,4 pollici OLED Full HD Plus, quindi la risoluzione resterebbe un po' più bassa per non sollecitare troppo la batteria e quindi mantenere abbastanza bassi i consumi. Poi tutte le altre informazioni e novità sono soprattutto alcune tecnologie presentate da Oppo recentemente sul suo R17 Pro, ma anche su Oppo Find X. Sto parlando di un nuovo sistema di ricarica rapida e di un sensore 3D posto nella parte posteriore del dispositivo, dove ci sono le fotocamere, per integrarsi al meglio con la realtà aumentata e capire nuove gesture che verranno utilizzate proprio sotto questo punto di vista. E nella parte posteriore, come vi ho detto, c'è una tripla fotocamera che dovrebbe essere presente anche su il OnePlus 6T, quindi l'Oppo R17 Pro ci dà dei segnali molto evidenti del prossimo top di gamma di OnePlus. L'uscita di OnePlus 7 è prevista per il prossimo mese, a fine ottobre. Il prezzo di OnePlus 7 dovrebbe aggirarsi tra i 500 e i 600 euro, quindi non si distaccherebbe troppo da quello che abbiamo già visto per OnePlus 6. Staremo a vedere ragazzi, c'è molta attesa per questo smartphone e mi piace tanto l'idea che il notch diventi sempre più piccolo
piccolo, io mi auguro che scompaia definitivamente. Bene ragazzi, questo era il mio video su OnePlus 6T, vi ho detto tutte le informazioni che si conoscono attualmente su questo nuovo dispositivo che vedremo presto sul mercato. Io spero che vi sia piaciuto, pertanto lasciate un bel mi piace e un commento qui sotto e mostratemi insomma che ci siete, lasciatemi un feedback, così posso capire se questo genere di video è di vostro gradimento o meno. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, seguitemi sui social network, soprattutto su Telegram, trovate tutti i link, tutte le informazioni di cui avete bisogno qui sotto in descrizione. Io con questo ho concluso, ci sentiamo ad un prossimo video, ciao!